Buongiorno, fratello. Niente notizie, mi dispiace. Ho un piano. Davvero? Le norne. Le hai trovate una volta? Potresti ritrovarle? Ci potrei provare, ma non so come sono questo... Sono le parche di queste terre, non è così? Potrei sapere cosa sanno. Le troverai poco collaborative. Basta che riesca a trovarle. Dove le cerchiamo? A Midgard. Ma se Atreus è ad Asgard, non riusciremo a liberarlo senza esercito. Noi dovremo crearne uno. Già, niente come una guerra disastrosa può migliorare la situazione. Il ragazzo se la sa cavare, magari se gli deste un po' più di tempo. Tu non sei affatto esente da colpe. Hai incoraggiato la sua avventatezza, la sua confusione. Io non voglio la guerra. Ma se Odino ha preso mio figlio, non ci sono limiti a ciò che farei per lui. La tua natura è sempre stata chiara, Kratos. Ma per te, Freya, la guerra sarebbe una priorità. Non è la Freya che conosco. Spero che le norne possano darvi un consiglio. I miei di consigli non sono più utili qui. Tyr, fermati! Non è il momento di dividersi ulteriormente. Vieni, siediti. Ti prego. Non hai detto niente. Francamente sono sorpreso che proprio tu voglia conoscere il destino. Ma il tuo istinto non ci ha mai deluso finora. Cerchiamo le norne. Chi sono io per dargli consigli? Speravo solo di aiutare il ragazzo a trovare risposte e ho fallito. Ora qual è il mio ruolo? Tyr, tu sei il fulcro di tutto. Lo sei sempre stato. È innanzitutto per questo che Odino ti ha imprigionato. Lo terrorizzi. Dubito molto. È la verità. E non solo per via delle profezie. Nessuno ha mai tenuto uniti i regni come hai fatto tu. Ti senti così? Anch'io mi sono smarrita. Più di una volta. Ma credimi, se vai oltre trovi sempre... Aspetta! Ho qualcosa per te. Sindri! Arrivo! Prima che tu vada a bighellonare di buon'ora, pensavo volessi indietro questo. Beh, modera il tuo entusiasmo sfrenato. Ma non c'è di che... Ho raccolto ciò che ci serve per trovare le norne. Andiamo? Madame Nitog! Nitog? Temo che dovremo affrontare delle conseguenze. Scoiattolo! Ah, Mastro Kratos, le mie scuse. La scomparsa di Madame Nitog pesa su ogni mio pensiero. È una tua amica? Più che un'amica, è un'inquilina di vecchia data dell'albero. Era già qui quando arrivai, tanto tempo fa. Il pensiero che qualcosa la tenga lontana dai cuccioli. Terribile, è terribile. Thank you.
Atreus non sarà ancora a Midgard. Ci sono appena stata, nessuna traccia. Se Odino l'ha invitato, deve avergli fornito... No, non è l'unica spiegazione. Dimmi dove troveremo queste norne. Ho scoperto alcuni dei loro fili vicino al lago ghiacciato. Ne ho tenuto uno per gli incantesimi, ma potremmo usarlo per intracciarle. Però ricorda, non vogliono essere trovate. Beh, tanto per cambiare sarà difficile. Prendiamo la tua slitta e andiamo al lago. Midgard. Quanto mi mancavano le folate gelide e gli attacchi dei banditi. Credono che Kratos sia il responsabile del primo Winter e che ucciderlo gli porrà fine. Chi gli ha messo in testa un'idea tanto folle? Io, ovviamente. Ma certo. Dai. Cuccia! È un'amica. Ora. Spero che lo capiscano. Quando i lupi sentiranno l'odore delle norne, ci basterà seguirli. Io aprirò il cancello. Basta guaire. Hanno il pelo arruffato. Non li spazzoli mai. Sono... lupi. Il pelo arruffato porta malattie. Vada a loro e loro baderanno a te. Fratello, esattamente cosa vuoi chiedere alle norne? Come trovare mio figlio. E basta. Non credi sia il caso di chiarire tutta la faccenda della profezia? E di avere un altro parere sulla tua presunta dipartita? Non mi avevi detto della tua profezia di morte? Quando Atreus e io giungemmo a Jotunheim, trovammo un affresco nascosto. I giganti, Fey stessa, avevano predetto il nostro viaggio, i nostri incontri, le nostre lotte. Tutto. Tutto quello che è successo. Ma non sei morto. Quell'immagine rappresentava il futuro. Certo. Non credevo che la morte ti intimorisse. Ma non è questo il problema. No. La morte prima dovrà meritarmi. Allora forse non è il futuro a preoccuparti. Fae ti ha mandato in viaggio affinché ti imbattessi nell'immagine che hai visto alla fine. E non sai ancora il perché. Vorrei smettere di parlarne. Ora che siamo al lago, come le troviamo le norme? Guarda bene i lupi. La loro testa indica la via, vedi? Beh, il lago dei Nove ha visto giorni migliori. I banditi hanno fatto come a casa loro. Non tornavo da queste parti dalla grande battaglia con Sigrun. Anche lei elogia quel combattimento. Come lo sai? Mi ha detto tutto quando mi ha trovata. Ha capito di potersi alleare con te molto prima di me. La regina delle Valchirie, nostra alleata. Sono io la regina delle Valchirie, come Sigrun si ostinava a ricordarmi. Dovevo immaginarmelo che ci fosse Sigrun dietro al tuo recupero. È così leale, saggia, intelligente. Alta. Non serve una dea dell'amore per capire cosa provo. Il filo del destino che seguiamo. Non è la vita di qualcuno, se intendi questo. Fratello, i lupi ci hanno condotto qui. Spero solo che le norne siano al chiuso e al caldo. Posso dire che no, non mi mancava Midgard nel Fimbulwinter. Proprio no. Lo vedremo presto. In guardia! Fuoco in arrivo!
Impressionante! Nemici a sinistra! Dietro di te, in arrivo! Da dietro! In arrivo! Dietro di te, in arrivo! A sinistra! Rock! Dietro di te! Schialfa!
La strada è bloccata dalla magia. L'elsa di una spada. Fratello, conosco quell'elsa. Sii prudente. Sai bene che le armi possono nascondere degli spettri. Se non ci aiuta a trovare le Norne, può aspettare. Qui avverto una traccia delle illusioni. Prova a disperderla. Opnaas. Non c'è nulla qui. Pista falsa. Temo di sì. Vediamo cos'altro riescono a trovare i lupi. Tipico dispetto nornano. Sanno che le cerchiamo. L'avevo detto che sarebbe stata dura. E che c'entra l'elsa di un re maledetto con tutto questo? Diversivo, coincidenza, chissà. Qualcuno direbbe che trovarla era il nostro destino. Stavi chiedendo del filo che seguiamo. Le Norne lo usano per segnare la via quando escono dal pozzo. Le Norne vivono in un pozzo? No. Il pozzo di Urd, la loro casa, è... difficile spiegarlo. Non è in un luogo fisso, gli ingressi variano. Un luogo sotto la loro completa influenza, dove l'intangibile diventa tangibile. È come... vagare nella propria mente. Ma se entriamo insieme, vaghiamo tutti nelle nostre menti. Non mi piace molto l'idea. Mimir, hai mai incontrato queste Norne? Non di persona. Freya ha ragione, vogliono scoraggiare i visitatori. Odino ci ha provato a lungo, ma non ne ha mai parlato. O si è arreso, o ha visto cose che vuole dimenticare. Freya, vuoi dirci cosa hai provato l'ultima volta che hai cercato le Norne? Onestamente, i dettagli sono vaghi, come se avessi sognato. Per lo più ricordo che non potei cambiare le sorti di mio figlio. Fratello, credo sia la strada. Vediamo. Sento qualcosa in questa direzione. Spiega, cosa senti? Un'altra illusione. Proviene da queste rocce. Le Norne nascondono qualcosa. Opna. Niente. Un'altra delusione. Una trappola! Bandito a sinistra! Dietro di te, Kratos! È troppo veloce, usa lo scudo. A sinistra, fratello!
Siano finiti. Questa ricerca sarà sempre più pericolosa. E allora proseguiamo. Torniamo dai lupi? Che c'è quassù? Non sento nulla. Non c'entra niente con le norne. È a prescindere qualcosa di interessante. Cos'è quell'avamposto? Ora so creare dei nuovi oggetti. Se non ce l'ho, non ti serve. Avevo una cosa da dirti? Vediamo. Fa male? Questo? Solo se mi agito. Non ci crederai, Mimir. Questo stemma appartiene a Fjodor. Fjodor, lo hai detto. È il luogo natale di Sigrun. Parla di un incantesimo che addormenta i troll e di un cimelio magico che serve come controincantesimo. Sembra che ruoti solo nell'altra direzione. Quindi l'avamposto è ciò che resta di Fjodurlund. Sigrun è cresciuta con questa gente prima di unirsi alle Valchirie. Freddo, stai bene? Arriva da dietro! Yeah.
Sai, fratello, Sigrun mi ha detto che l'enorme sala del tesoro del suo regno custodiva i bottini della sua famiglia. Forse questo avamposto contiene un po' di quel tesoro. È tutto ciò che ti ha detto Mimir? Ti ha detto dove? No, solo che lo tenevano nascosto. Ben fatto. Forse quelle rune laggiù possono dirci qualcosa. È una chiave? Mi chiedo quale serratura apra. Nessuna. È rotta. Non è rotta. È solo divisa a metà. Forse possiamo trovare l'altra parte. Dietro di te!
arrivo! Rot! Dietro di te arrivo! A sinistra, Kratos! Un'altra gru. Come posso aiutare la regina delle Valchirie? Ciao di nuovo, Sindri. I lupi hanno trovato un'altra pista. Seguiamo le loro teste. Secondo le norme non potevi cambiare le sorti di Baldur. Esatto. Il che mi rese ancora più determinata. Fratello, e la tua storia? Non hai affrontato le parche della tua terra? Le leggende sul fantasma di Sparta erano di certo un po' ingigantite. Ingigantite? Di certo non il massacro, una parte giustificata. Un momento. I lupi sono distratti. Fuoco in arrivo! Fuoco!
Fuoco dietro di te! Hai un nemico alle spalle, Kratos! Vai a fuoco, Kratos! Passerà! Occhio al fuoco! Credo non ce ne siano altri. Sì, erano banditi con... Noti perché... Si cibano di lupi. Io e Atreus salvammo i nostri proprio da loro. Fu un bel gesto. I banditi Collor sono il flagello di questa terra per il modo in cui maltrattano le sue creature. Forse dovremmo fare qualcosa. Forse. Decidi tu, fratello. Se le Norne vedono il futuro, sapranno sicuramente che arriveremo in ritardo. Mimir, quale parte della mia storia ti sembra ingigantita? La parte in cui viaggiasti nel tempo per vincere una battaglia che avevi perso. Poco credibile, ovviamente. La diceria di Thor che rispedisce nel passato il serpente del mondo da Ragnarok è una cosa... È la verità. I fili del fato intrecciano vita e tempo. Le parche abusarono del loro potere. Fratello, li senti i lupi? Ci siamo. Dobbiamo cercare di salire. Di qua. Ecco, puoi aprire un varco nel ghiaccio. Oh, ora le Norne creano pareti di ghiaccio. No, credo che l'acqua si sia congelata. Altri amici tuoi. Non li ho mica chiamati io. Sono in arrivo dall'alto! Schiaffo!
colpo, stai bene, fratello? Non so come le Norne abbiano convinto questi banditi a proteggerle. Non che sappiano quello che fanno. Freya, grazie per l'aiuto. So che non era ciò che avevi in mente. Prima troviamo tuo figlio, prima sgombrerai la tua mente. Spero solo che funzioni. Anch'io ti ringrazio. Parole stupende, ma magari scrivile una lettera quando saremo al caldo, fratello. Sento qualcosa. Stavolta più forte. Ecco. Opnar. Finalmente. È sempre nel terzo posto in cui guardi. Lo sentite questo sussurro inquietante? È come un prurito nella mente. Significa che siamo nel loro dominio. State pronti a tutto. Illusioni? Proiezioni, probabilmente. Ma non è detto. Nessuno può dire quali creature abbiano mutato in inconsapevoli guardie. Splendido! Fantasma di Sparta, flagello dell'Olimpo, annientatore del fato, assassino crudele, foriero di guerra, l'arma degli dei che ha voltato le spalle ai suoi creatori. Cerca una redenzione che non merita. Lui non cambierà mai.
Siamo già nelle nostre menti. Lui mi sembrava abbastanza vero. Odio dirtelo, ma sarà così anche con la tua mente. A quanto pare controllava l'uscita. Sembra quasi familiare, eppure diverso, come un ricordo sbiadito. Un ricordo molto ostile. Queste parche non sanno che non mi scoraggio. Sono un sapientone prolisso e non cambierò mai, vero? Manca solo uomo più sapiente del mondo. Il suono è proprio quello dell'argento. Suppongo che questo tormento abbia un'unica consolazione. Perlomeno non dobbiamo presentarci. La reputazione non ti servirà, Mimir. Vedono l'intera vita di chiunque gli si avvicini. Che cos'è?